Grazie Presidente. No, io voglio ringraziare il Vicepresidente Cavallera, anche perché votare, noi volevamo poter parlare di questa mozione prima di votarla con la Giunta, anche perché votare un documento senza poter avere la certezza che il documento porti a un risultato ha poco senso. Qua non stiamo facendo della demagogia su questo problema, ma noi vorremmo che il problema si possa risolvere. Visto e considerato che l'atto della Giunta di prorogare i termini a settembre è un atto che va nella direzione di risolvere questo problema, perché noi capiamo che la Giunta ora abbia delle difficoltà di bilancio, per cui non avendo ancora un bilancio approvato non possa rispondere con tranquillità e con sincerità se questi fondi per venire incontro all'urgenza degli governati ci sono o meno. Apprezziamo lo sforzo della Giunta, apprezziamo l'apertura del Vicepresidente Cavallera e siamo d'accordo a rinviare la mozione per poterla votare ed eventualmente anche modificarla nella direzione che la Giunta ci potrà indicare, ma sempre per cercare di dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze degli alluvionati del 2009, senza fare delle promesse che poi la Giunta non sarebbe in grado di mantenere. Non è questo il nostro interesse è risolvere il problema. Ripeto, ringraziamo per questa ulteriore proroga nella speranza che il problema possa risolversi.